Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Venerdì mattina, venerdì 16 luglio, ore 10:30. Non volevo girare video, vi dico la verità, però ho detto, ma giro perché mi sento bene. Stamattina mi sento bene, forse perché domani è sabato. E niente, ho detto giro, ma mi vedete proprio nel casino. Io fra un po' devo anche andare a lavoro, però devo pranzare prima di andare a lavoro. E nel frattempo sto cuocendo del riso basmati. Io lo mangerò in bianco, invece a mia figlia gli vado a mettere anche due confezioni di tonno, perché a lei glielo porto al lavoro. Lei pranzerà là fino a stasera e io invece la raggiungo tutti per le 13. Oggi lavoro qualche ora in più. Mi vedete indossare la maglia di Daisy. Allora, sapete che Daisy ha aperto un negozio online e questo è uno dei capi che lei vende. Mi è arrivato ieri in studio e non vi dico la felicità nel ricevere il suo pacchetto. Io avevo ordinato questa perché è una maglia semplicissima azzurra. Sapete che io amo l'azzurro, però questo particolare sulle spalle mi aveva colpito da subito, perché a me piace e mi piacciono le cose semplici ma che abbiano un qualcosa di particolare, che comunque possa restare negli occhi della gente. Magari quando si cammina una persona viene colpita da una cosa semplice ma d'effetto, come possono essere queste spalle. Quindi quando l'ho vista me ne sono innamorata. Quindi è arrivato il pacchettino, io l'ho aperto, ero strafelice, le mie colleghe mi guardavano, dicevano: Sabri, sembri una bambina, sì, ricevere il pacchettino da Daisy, che so che l'ha fatto con le sue mani. Quindi io ero strafelice, quindi l'ho aperto e ho visto questa meraviglia. La mia collega me l'ha rubata proprio dalle mani, se l'è voluta provare, e siccome lei si sposerà ad agosto è dovuta andare giù questo weekend a preparare il tutto e ha detto che quando tornerà la comprerà di sicuro. Però non c'era solo lei, io avevo comprato questa e Daisy mi ha regalato il body, che è qui dentro, ma appena finito l'ho lavato, adesso magari ve lo faccio vedere. Gli ho fatto fare proprio un lavaggio da 30 minuti. Profumo, è bellissimo, è il body, questo me lo ha regalato lei, sempre con il dettaglio di queste spalline stupende, Joy, e questo qui, ragazzi, sulla bronzatura è qualcosa di fenomenale. Questo qui lo porterò all'incontro perché manca poco, manca una settimana. Che capelli ho stamattina? Manca una settimana e io e Daisy ci incontreremo. Allora, lo stendo qui perché fuori, come potete vedere, piove e non vi dico. Ho il terrazzo, ragazze, in condizioni pietose, perché comunque quest'altra settimana faccio tutto con una mano, dovranno venire a mettere la pavimentazione, quindi diciamo che non è che lo sto pulendo più di tanto e c'è un po' di casino, ma va bene. E niente, io emozionatissima e niente, questo qui l'ho lavato subito, la maglia l'ho lavata subito ieri sera, l'ho stesa, mi si è asciugata. Stamattina ho detto, anche se devo stare in casa, devo solo andare a lavoro, me la voglio mettere perché è bellissima. L'ho adattata con questo pantalone, è stupendo. Non ho messo cintura perché tanto devo andare a lavoro, quindi niente di che, ma è veramente bellissima, una stoffa morbidista. Nel frattempo però vi volevo dire che noi domani, essendo sabato, rimarremo a casa perché l'altro giorno eravamo sul divano, adesso non guardate il casino sul divano perché piovendo ho dovuto mettere all'interno anche i cuscini nuovi che adatteremo sul divano, ma non ve li faccio vedere, ma non vi dico il caos. Vabbè, tanto Joy mi porta il giochino. Eravamo sul divano, Joy era sul bracciolo e noi ci siamo accorti che ci stava mangiando il muro. Adesso vi faccio vedere. Joy era qui, bello disteso, e si è triturato il muro. Grazie Joy, grazie mille. Questa è la parete che abbiamo, quella colorata, che va appunto sulla finestra della sala dove c'è l'orologio. E mio marito ha portato di sopra un po' di vernice che l'imbianchino ci aveva lasciato, ma ragazzi, se potete vedere,
Gliene abbiamo data un po', ma era gialla, quindi sicuramente era andata male. E quindi niente, domani la verniceremo di Domani nuovo. la imbiancheremo, ma sicuramente di bianco. Vi terrò con me così vi farò vedere. Ragazzi, io devo andare, cioè nel senso che devo finire alcune cose perché tra un po' devo andare, devo correre al lavoro. Io vi saluto e ci vediamo domani. Sarete in compagnia mia e di mio marito, faremo tutti i lavori insieme e basta. Poi sicuramente quest'altra settimana verranno a montare finalmente la pavimentazione e vi terrò con me anche quel giorno lì. Insomma, un po' di video in programma ci sono. Vi ricordo che ad agosto farò pochissimi video e la settimana che sarò in ferie chiuderò per ferie. Comunque ci vediamo fra 2 secondi, che per me è tanto come al solito. Buongiorno, eccoci qua, siamo a sabato, noi stiamo andando a fare colazione e a fare la spesa. È prestissimo, ragazzi, sono le 8:38 e io mi sono preparata così un po' alla buona, perché tanto dopo dobbiamo metterci ad imbiancare e poi io devo pulire tutta casa. Quindi vi abbasso un attimo perché ci sono persone che mi guardano. E quindi mi sono vestita un po' così, ho degli occhiai perché stanotte ho dormito poco, cioè mi sono addormentata prestissimo, che erano le 9:15, però quando sono state le 1:40 mi sono svegliata e non sono più stata buona di dormire. Sono gonfia perché ieri sera ho mangiato la piedina. Ogni volta che mangio la piedina mi gonfio. Mi capita solo con la piedina, invece con la pizza no, chissà perché. Quindi devo smaltire un po'. Mi sono tagliata anche la frangia, quindi sembro anche un po' più grossa. Basta, adesso noi andiamo a far colazione, a fare la spesa e poi ci vediamo dopo perché devo fare le pulizie con un aspirapolvere che mi ha mandato un'azienda. Le facciamo insieme. Ho voluto accettare la collaborazione perché è un aspirapolvere che costa di meno rispetto a tutti gli aspirapolveri che ho, due aspirapolveri che ho preso, cioè che mi hanno mandato quelli della Tineco, perché spesso mi dite: Sabri, costano abbastanza, ed è vero. E quindi ho voluto accettare questa partecipazione cade tutto, per un aspirapolvere che costasse di meno. Poi mi hanno dato anche un codice sconto che comunque vi dico tutto dopo e lo andrete a pagare 50 euro in meno rispetto al suo costo. Poi ve lo faccio vedere. Adesso basta, parcheggiamo, andiamo a fare colazione e ci vediamo dopo. Attuale spesa, Joy, che stressa, tutto pronto per imbiancare. Ragazzi, siamo appena arrivati a casa, abbiamo fatto la spesa, io l'ho appena messa a posto, scusate, ma sono già stanca. Dunque, la casa è un macello, mio marito ha iniziato a imbiancare e niente, devo iniziare a fare le pulizie. Vi faccio vedere la situazione attuale della mia cucina. Dopo vi faccio vedere anche le altre stanze. Però prima volevo farvi vedere due o tre cose che ho preso al supermercato. La spesa è la classica. Allora, ho preso in offerta questo qui della Lenor, un ammorbidente, l'ametista rosa, Love. Tanto c'è Joy che cerca di leccare la vernice. Joy! E poi ho preso il classico, quello lì al gelsomino, perché mi piace tantissimo. Poi, ragazzi, ho preso questo qui che sono dei biscotti bucaneve ai 6 cereali. Non li ho mai presi, li ho visti, li ho voluti prendere perché erano in offerta. E poi ho preso un paio di calzettini per me perché ne ho bisogno. Erano in offerta a 2 euro qualcosa, 3 paia più uno in omaggio. Questi qui ci sono grigi, bianchi e neri. E infine ho preso, no, infine, sì, infine, ho preso questi orecchini color oro, così da avere, perché sapete che a me quando, a me piacciono gli orecchini così semplici, e i grandi così mi piacciono con i capelli lunghi, non ne ho mai utilizzati perché ho sempre avuto i capelli molto corti, se vi ricordate. Adesso che mi si sono allungati, secondo me questi stanno bene e li ho voluti prendere. In più, l'altro giorno mia figlia mi ha detto: Mamma, perché non prendi degli elastici che stanno andando tanto adesso? Anche lei ha capelli abbastanza lunghi, perché abbiamo i classici neri e
E allora glieli ho presi. Li ho presi su Amazon, questi qui, non mi ricordo neanche quanti ce ne sono. Sono degli elastici tutti colorati, di vari colori. Adesso io ne ho uno addosso che è rosso, quasi rosso. Sembra seta, sono lucidi. Poi vabbè, c'è rosa, azzurro, nero. Io sicuramente andrò a utilizzare i neri. In base al colore del vestito che si ha addosso si può utilizzare un elastico, però non è che tengono tantissimo, almeno a me non tengono. Io utilizzo quelli classici neri, quelli belli grossi, perché mi tengono meglio. Allora, io intanto che sono andata a fare la spesa ho mandato in la tenda, qui c'è anche Ken, ti saluto, ciao. Ho mandato la tenda della sala, ha già finito, adesso la vado a stendere fuori e ragazze, devo mettere a posto, devo pulire perché ho la casa che è un macello. Sono ormai le 11 e io non ho fatto niente. Vi faccio vedere, questa è la condizione del mio bagno, guardate il casino, tutto da pulire. Condizione della mia camera da letto e quella di mia figlia, che credo che devo ancora tirare sulla tapparella perché lei non c'è. In effetti siamo andati via così, guardate, è ancora tutto buio. Adesso tiro sulla tapparella, apro perché dovrei cambiarvi le lenzuola. Niente, io adesso mi metto all'opera. Riprendo qualcosa, ma non tutto, ragazzi, sennò finisco stasera. Poi stasera abbiamo anche un impegno alle 6 e ho bisogno di finire in fretta. E basta. 3, 2, 1, andiamo. Il bagno l'ho pulito, sono andata a togliere le lenzuola, adesso vado a passare l'aspirapolvere. Come vi dicevo prima, vi faccio vedere un aspirapolvere, è una collaborazione, ve ne parlerò bene dopo, quando ho finito tutte le pulizie, in modo da dirvi le prime impressioni. Lo utilizzo la prima volta con voi, perché già, io non lo so, ma già dal primo utilizzo un po' capisco com'è l'aspirapolvere, quindi vi dico dopo tutto quanto alla fine del video. Adesso continuiamo con le pulizie. Allora ragazzi, come prima impressione aspira, la massima velocità aspira tantissimo, quindi abbastanza provato. Intanto io vado a togliere la polvere dall'armadio con il Swiffer, questo qui, lo vedete, è un po' cicciottellino, mi sto trovando molto bene.
Le abbiamo prese al Conad, veramente le ha prese mio marito, perché io era nel periodo che non si poteva andare in due e quindi gli ho detto di prendermi dei piumini cattura polvere e vi ho preso questi. Vi dirò che mi trovo molto bene, ce ne sono all'interno 10 e sono belli cicciottellini come piacciono a me. Adesso io andrò a togliere tutta la polvere dall'armadio, poi dai comodini e dalle finestre. Vi faccio vedere non tutto, ragazzi, sennò veramente diventa tanto tanto lungo. Poi devo andare a mettere le lenzuola a lavare in lavatrice e basta. Poi continuo con la camera di mia figlia e infine la cucina e la sala. Dato. Dappertutto, diciamo la zona notte, la zona giorno sicuramente sarà quella che lascerò per ultima. Adesso devo andare ad aspirare il pavimento e vado a utilizzare la parte bassa dell'aspirapolvere ed è questa qui. Allora, l'aspirapolvere è della Shunzhao L1, questo qui. Allora, esteticamente è fatto benissimo, sembra molto resistente e diciamo la presa, il motore è molto leggero, quello ve l'assicuro. Dunque ha solo una spazzola ed è quella che sinceramente a me piace di più, perché è quella morbida, nel senso che io, avendo comunque delle persone sotto, non da tanto tempo, preferisco questa perché fa meno rumore. Infatti quella della Tinè, l'aspirapolvere, quello verde, ha questo qui, io mi trovo benissimo, almeno quello della Tinè non fa rumore e quindi andremo ad utilizzarle insieme. Poi ha la spazzolina piccolina, quello che vi ho fatto vedere prima, per aspirare il divano, i materassi, i tappetini magari piccoli, i tiragraffi per chi ha dei gatti, e poi andiamo a vedere le altre cose che ha a disposizione. Allora, adesso vado ad unirlo al motore e lo utilizziamo insieme, così vediamo un po' com'è questo aspirapolvere. Allora ragazzi, vediamo subito. Come vedete io ho cambiato anche la lettiera del gatto, ma mi sono caduti dei sassolini. Vediamo che potenza ha. Dunque, vi dico che è molto leggero, come vedete la spazzola ruota, mamma mia, ruota benissimo ragazzi, veramente bene. E adesso andiamo, qui appunto alla velocità massima, se no c'è la classica, Joy, per favore, andiamo così vi faccio sentire anche il rumore.
tagliato le lenzuola, sono andata a mettere questo che poi ha un copripiumino, ma io le gestisco così. E qui, come vi ho detto, voglio andare a cambiare i comodini, ma lo farò più avanti perché questo mese ho avuto una spesa imprevista, e siccome voglio acquistarli senza pesare sulla famiglia, aspetto il prossimo mese. E qui il bagno, ho cambiato gli asciugamani, il tappeto, tutto pulito. Qui vabbè, c'è l'ingresso, qui c'è il casino perché di là c'è mio marito ancora che in bianca, e qui c'è la camera di mia figlia. Io spessissimo tengo sempre le ante dell'armadio aperto in modo che prenda un po' d'aria, e visto che c'è un bel vento gliele lascio fino a stasera se riesco. E ci sono dei pannetti che se li sistema lei, vabbè, quello lo devo togliere, e quindi la zona notte è tutta pulita. Mio marito ha appena finito, però adesso aspettiamo che si asciughi per vedere se c'è bisogno di ripassare un po'. Io ho pulito i battiscopa, però adesso voglio dargli un'altra passata. E niente, questa è la situazione. Sono quasi le 2, ragazze, sono distrutta. Io dovrei riposarmi il weekend, invece facciamo molto di più. E adesso aspettiamo per mettere sulla tenda o stasera o domani, in modo che si asciughi bene la vernice. Ho pulito anche tutto col bastone lì per la tenda. Basta, adesso pulisco anche i vetri. E c'è Joy, colui che ha fatto tutto questo. Joy, sei stato tu. Tu, 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 tu,
faccia. E non riprendo perché ragazze, sto già iniziando a montare e ho visto che il video è lunghissimo, quindi vi faccio vedere al lavoro finito, non so se è domani o dopodomani, comunque ci vediamo. Allora ragazze, vi parlo dell'aspirapolvere, vi ricordo che è una collaborazione, io ringrazio l'azienda. Allora, questo aspirapolvere è della Shunzao ed è il modello che vi faccio vedere qui nel bastone, il modello L1. Allora, diciamo che loro hanno una vasta gamma, so che uscirà a settembre un modello molto valido, questo è un modello diciamo una via di mezzo, so che viene sui 179 euro, lo vendono su Amazon, però grazie al mio sconto che è sabrijoy. Avrete lo sconto di 50 euro, quindi l'andrete a pagare 129 euro. Allora, che cosa contiene questa aspirapolvere? Vabbè, il motore che ha due velocità e basta premere proprio qui dietro, e vi dirò che è potente, vi dico la verità che aspira molto bene, e poi ha la diciamo la spazzola piccolina, ve l'ho fatta vedere sia sul mio letto ma anche sulle tiragraffi, perché io ragazzi questo tiragraffi qui si riempie di peli perché Ken mangia qui sopra, quindi io già da di qui vedo se un aspirapolvere aspira tanto. Vi dico la verità che quello della Tineco ormai non mi aspira più tanto bene, quindi ho visto già una grande potenza su questo aspirapolvere qui. Poi ha in dotazione la spazzola, questa qui un po' più piccola, questa qui che serve per gli angolini, questa spazzolina qui che molti ci tolgono anche la polvere, quindi anche questa è una cosa utile, va bene, il bastone, e poi c'è la spazzola che vi ho fatto vedere prima, quella morbida, quindi non graffia i pavimenti, anche quello in parquet, io per me è eccezionale come spazzola, io ormai non posso farne più a meno. E infine questo qui che è diciamo l'attrezzo che va attaccato al muro per poterci attaccare il l'aspirapolvere. Voi direte com'è possibile ragazze, ma è possibile, vi faccio vedere, diciamo che questa parte qui, vedete, questa va attaccata qui, vedete, diciamo quello spazio proprio sopra al codice a barre, viene attaccata lì, ha anche la calamita, è avvitata con due con le viti, quindi può essere benissimo appesa al
al muro. Io vi dico che è leggero, quindi è molto molto leggero, e come prezzo vale i soldi che sono. Naturalmente non è un Dyson, ragazze, assolutamente, però se uno vuole approcciarsi a un aspirapolvere valido senza spendere tanti soldi, io questo qui ve lo posso consigliare volentieri. Allora ragazzi, tanto scusate le mani anche piene di vernice perché sto continuando a pulire. E tempo fa mi erano arrivati un paio di messaggi dove mi dicevano: ma tu con questi aspirapolveri cosa ne fai? Allora io vi dico che questo è il mio terzo aspirapolvere. Ho questo qui verde della Tineco, questo qui. Poi vabbè, ho il lavasciuga che io lo utilizzo solamente per lavare, perché prima ci passo sempre l'aspirapolvere. Poi, se vi ricordate, ne ho un altro di aspirapolvere sempre della Tineco e ce l'ho in cantina. Tanto Joy si è preso una cosa che non doveva prendere. Ce l'ho in cantina, dopo se mi ricordo ve lo porto a far vedere, perché molti dicono magari che non è vero, pensano addirittura che io l'abbia venduti gli aspirapolvere, ma assolutamente no, non mi attacco a questi soldi, credetemi. E ce l'ho di sotto perché questo aspirapolvere un giorno mi si potrà anche rompere, quindi invece che andare a spendere dei soldi ce l'ho di sotto. E poi questo qui, naturalmente, che allora ho pensato di regalarlo a mia cognata, perché loro hanno una casa al mare e so che ne hanno bisogno, o altrimenti mio marito diceva: lo attacchiamo fuori e lo teniamo per pulire il terrazzo, però anche perché fra un po' arriverà la pavimentazione, però io sinceramente, ragazzi, non è che mi interessi più di tanto. Io, come vi ho detto prima, stamattina in macchina ho accettato questa collaborazione perché non tutti possono spendere 400-500 euro per un aspirapolvere, e lo so cosa vuol dire. Questo qui, secondo me, era una via di mezzo, l'ho voluto provare perché tante volte mi chiedete: Sabri, mi puoi consigliare un aspirapolvere che costi molto di meno e sia valido? Io, ragazze, non è che ne conosco tantissime, ho sempre utilizzato il Dyson, che sapete che l'ho regalato alla mia suocera quando mi è arrivata la collaborazione della Tineco. Quindi questo l'ho voluto appunto accettare per consigliarvelo. Vi dirò che, vi ripeto, non è il Dyson, assolutamente, non crediate che ha un'aspirazione così potente, però aspira bene, io l'ho notato soprattutto da questo tiragaffi. Allora, se mi ricordo, dopo vado in cantina così ve lo faccio vedere, perché io non di bugie assolutamente. E nel frattempo, ragazzi, io continuo, sono le 2 e io devo ancora finire, sono proprio in alto mare, ragazzi, in alto mare, sono stanchissima, devo togliere ancora tutto il casino lì e basta. Ci vediamo quando ho finito tutto. Eccoci al giorno dopo, domenica, sono le 13:30, noi abbiamo appena finito di pranzare, io sono vestita perché siamo andate a fare degli acquisti, ho preso anche il vestito per l'incontro, ma non ve lo faccio vedere perché sicuramente questo video andrà online prima dell'incontro, ve lo farò vedere. Ho messo un po' di smalto bianco perché volevo andarmi a fare la ricostruzione in gel, ma non mi risponde nessuno. Ho chiamato due estetiste e nessuno mi risponde. Vabbè, adesso ci provo domani. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la parete, ma vi dico già che non ci piace, quindi l'imbianchino, magari mio marito la prossima settimana lo contatterà, vediamo quando avrà un attimo, rifaremo verniciare la parete come era prima, perché è così. Niente, questa stanza qui ha bisogno di un po' più di colore. Ve la faccio vedere. Allora, ragazzi, eccola qui. Non ci piace, non neanche mio marito piace. Niente, qui manca proprio il colore tortora che aveva prima. E adesso, vabbè, c'è un po' di ombra data dalla tenda. La tenda l'ho lavata, ve l'avevo già detto, e niente, adesso aspettiamo quando l'imbianchino ha magari una mezza giornata per farcela verniciare come era prima. Ed eccola qui, adesso è proprio tutta, tutta bianca. No, non ci piace, ragazzi, non ci piace. Mannaggia, mannaggia. E basta, ragazzi, adesso vabbè, la teniamo così, poi non vedo l'ora che
che ce la rifaccia come prima, io credo che la rifaremo come prima, non penso un colore diverso perché era proprio azzeccato per questi colori qui. Basta ragazzi, adesso noi ci andiamo a sdraiare perché siamo stanchi, veramente stanchi. Ieri è stata una giornata tremenda, oggi dovevamo andare al mare ma stamattina era brutto, invece adesso sta uscendo il sole e vabbè, comunque adesso andiamo a sdraiarci, dopo se riesco voglio andare a camminare se ce la faccio, altrimenti doccia, mi lavo i capelli e ci prepariamo per la settimana che viene, che è abbastanza difficile. Io ho rimasto ancora 2 settimane per le ferie, non vedo l'ora perché... Diciamo che da dicembre arrivare ad agosto è lunga, poi a dicembre avevamo 2 settimane, ma si può dire che non le ho fatte intere perché avevamo sempre delle urgenze, quindi abbiamo lavorato spessissimo. Basta ragazzi, adesso vi saluto, vi mando un bacio grande, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e niente, se vi va, sempre solo se vi va, vi aspetto al prossimo video.